Buongiorno. 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 Beh, se posso, sì, vi racconto una barzelletta. Una barzelletta. Visto che sono felice, no? Prego. Contro la Roma. Sì, allora, sì. Una barzelletta. Allora, c'era una barzelletta, no? C'era una barzelletta. No, c'era un allenatore dell'Inter. Sì, c'era un allenatore. No? Sì. Molto bravo. Sì. Che però questo allenatore, sì, dell'Inter, molto bravo, molto lui, bravo, sì, veniva cacciato in malo modo dall'Inter. No, ho già capito, ho già capito. Dal presidente, vabbè, insomma. Questo allenatore va a casa perché, sì, l'hanno esonerato e si rimette in gioco. Si rimette in, sì, gioco, sì, sì. Si rimbocca le maniche, sì, torna ad allenare, sì, sì, ovviamente perché è molto bravo lui. Sì. Va bene. Non l'ha detta sua, l'ha detta bene, di tutti. Sì. È universalmente riconosciuto come, sì, un bravo allenatore. Okay. Arriva l'Atalanta e fa molto bene. Molto bene l'Atalanta. Chi sarà questo allenatore? Fa così tanto bene, sì, fa così tanto bene che si ritrova anche in Champions League. Anche in Champions League, vero. Allora, quando inizia la Champions League, sì, lui è una natura che è molto intelligente, sì, per ripicca. Cosa fa? Per ripicca. Si inventa la scusa che lo stadio dell'Atalanta è troppo piccolo. Come si inventa, che scusa è? Falsifica le carte dell'UEFA. No, falsifica le carte dell'UEFA. E va a giocare a San Siro. Con quella scusa, no? Sì. Il tempio proprio dell'Inter. Il tempio dell'Inter, sì, San Siro, sì, certo. E già qui fa la risata scappa. No, la risata non scappa, non fa ridere. A me già fai un po' da ridere. Però a questo punto, sì, lui cosa fa? L'Inter, da questa Champions League, viene, sì, come sempre eliminato ai gironi. No, sì, vabbè, okay, non come, okay, sempre, sì, vabbè. Mentre lui con la sua Atalanta riesce ad arrivare agli ottavi. Sì, sì, agli ottavi. Fino a che sì, si arriva, okay, a mercoledì, dove, sì, ci sarà agli ottavi di Champions, sì, una squadra nerazzurra, sì, che giocherà a San Siro, sì, ma non è l'Inter, ma sarà allenata dall'allenatore esonerato dall'Inter. Sì. Fine della battuta. Fine della barzelletta. Non fa tanto ridere, però, grazie. Fa molto ridere. Non fa, vabbè, noi le facciamo i complimenti per ieri, comunque, perché ha battuto la Roma. Nella Roma c'erano tanti suoi ex giocatori. Sì, Spinazzola, Mancini, mancava Cristante. Io direi che sono molto contento, sì, dei, sì, miei ex ragazzi, sì, stanno facendo bene, stanno rispettando, beh, in pieno i patti concordati. I patti concordati? Quali sarebbero? Quali sarebbero? Giusto per... Beh, chi va via dall'Atalanta, sì, deve far schifo apposta. Come, no, deve far schifo apposta? Così poi torna e lo riprendiamo, ci facciamo una bella plusvalenza. Ah, ho capito. Guarda Caldara. Come Caldara, certo, sì, abbiamo, sì, rifilato via e poi adesso è tornato, ma è la realtà. Adesso non ci vuole un genio a capire. No. Gagliardini, che si è... Sì. Non mi sembra che stia facendo delle, no, sì, no, stagioni. Non sta facendo bene. Confermo. Ecco, conferma l'amico milanista. Mancini stava iniziando a giocare bene, no? Sì. Alla Roma, adesso sta iniziando a far schifo. Esatto. È tutto un accordo. Ah, tutto un accordo. Un accordo. Certo. Spinazzola, l'errore sul gol, avete visto? Sì, sì, vabbè. Insomma, gli ho fatto anche complimenti. Fatti i complimenti, vabbè, ci sta. Decisa questa che viene usata. Comunque, mister, ora siete a più 6 dalla Roma, che insomma è dietro di voi. Quindi, con una giornata d'anticipo, sareste, se finissero così le cose, in Champions League. Sì, se tutto rimanesse più bravo. Adesso mettiamo le cose in chiaro. L'ultima giornata va giocata bene. Va giocata bene. La regolarità del campionato, sì, dovremmo giocare al massimo. Certo. L'ultimo, nonostante il più 6, ci garantirebbe, certo, no. Sta già pensando all'ultima giornata. C'è tempo. Assolutamente. Per la regolarità del campionato, quello, bene, sì. Adesso fammi vedere, giusto per curiosità, qual è l'ultima giornata, sì, del campionato. Sì, lo so già, allora, io qual è l'ultima, vediamo, giornata del campionato. Atalanta-Inter. Sì. Guarda a casa, Che coincidenza. Beh, noi daremo tutto, l'anima, certo, la testa, è già quella partita, l'ultima di campionato. È già quella partita. E in questa barzelletta sarebbe un peccato se poi all'ultima giornata di campionato, dopo che l'Atalanta ha giocato a San Siro con la maglia nera azzurra, sì, eccetera, l'Inter arrivasse a Bergamo e all'ultima giornata perdesse lo scudetto. Farebbe ridere. Senza rancore. Non porto per niente rancore. Nei confronti dell'Inter, no, di quella società. Si è capito. Gli autogol.